far data dal 14/10/2018 prossimo 21, la ditta RIS SRL assumerà i lavoratori di cui all'allegato elenco, parte integrante dei documenti di gara a tempo indeterminato, con mantenimento degli inquadramenti contrattuali, delle percentuali di utilizzo così come previsto dal vigente succitato contratto nazionale di lavoro FISE a suo ambiente. L'elenco trasmesso da SIA FG4 riporta un numero di 17 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato a full time a parametro A e un numero di 5 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato a part time a parametro A. Il personale prenderà servizio dal cantiere sito in Trinitapoli alla Via Mare, messo a disposizione dallo stesso comune, che sarà anche cantiere della ditta subentrante. È stato sottoscritto questa mattina l'accordo tra il comune di Trinitapoli, le ditte interessate e i sindacati di CGIL, CISL e FIADEL per il passaggio di 22 lavoratori già impiegati nel cantiere Ofantino, 17 a tempo pieno e 5 part-time, dalla società SIA alla subentrante RIS SRL. Saranno assunti per 6 mesi, prorogabili sino a 12, con la garanzia prevista dalla clausola sociale che alla scadenza del contratto verrebbero obbligatoriamente assorbiti dalla nuova società subentrante, una soluzione che segue di 72 ore quella analoga adottata dal comune di Margherita di Savoia per il passaggio di 42 lavoratori ex SIA alla ditta San Galli. Nei prossimi mesi i tre comuni che hanno abbandonato il consorzio Foggia 4 e ridato vita all'Aro BT3, Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia, si impegneranno ad individuare un gestore unico per la raccolta dei rifiuti in cui far confluire tutti gli ex dipendenti di SIA che oggi lavorano per i tre piccoli centri della provincia BAT. Questa è una fase importantissima, è una fase storica, ci rimette nelle condizioni di avere totale autonomia e adesso come ARO procederemo immediatamente, abbiamo 6 mesi di tempo ma cercheremo di essere il più veloce possibile, procederemo subito ad avviare la gara cosiddetta Ponte che ci porterà a individuare una volta per tutte poi il gestore unico che dovrà servire le comunità di Trinitapoli, Margherita e San Ferdinando. La cosa più importante è che siamo riusciti a salvare tutti i posti di lavoro, che nessun lavoratore appunto è rimasto a casa, anche nonostante ci fossero state delle grosse difficoltà. Con la risoluzione del problema occupazionale, conclude Di Feo, sarà possibile aumentare la qualità del servizio di raccolta di rifiuti e di pulizia delle strade a beneficio dell'intera collettività. Avvieremo un percorso che non soltanto migliorerà le condizioni dei lavoratori, ma migliorerà anche le condizioni delle nostre comunità, che finalmente potranno avere dei paesi più in ordine, più puliti e dei lavoratori che finalmente potranno avere misure di sicurezza sul luogo di lavoro da tanto aspettate. Quindi sono molto soddisfatto e spero veramente che adesso il tutto possa procedere per il meglio.